5 settembre 1827. Nasce a Genova Goffredo Mameli, poeta, scrittore e patriota, figura di spicco del Risorgimento italiano. Si deve a lui il testo dell'Inno Nazionale. Mameli è protagonista di molte coraggiose azioni accanto a Nino Bixio, a Garibaldi, al generale La Marmora. È lui ad esporre coraggiosamente il tricolore per festeggiare la cacciata degli austriaci nel 1846. Muore difendendo la villa del Vascello durante la breve Repubblica Romana il 6 luglio del 1849 a soli 22 anni. La sua storia è entrata nell'immaginario collettivo di ogni italiano proprio perché le parole del canto degli italiani, questa era la versione con cui inizialmente si chiamerà quello che diventerà a partire dal 1946 in poi, quindi quasi un secolo dopo la morte di Goffredo Mameli, l'Inno d'Italia. E pensate, diventa l'inno ufficiale degli italiani soltanto nel 2017, perché nel 1946 era stato definito l'inno provvisorio. Quindi le parole del testo di Mameli e la figura di Mameli sono davvero scolpite fin dalla nascita, direi, nell'immaginario collettivo di ciascuno di noi, hanno costruito l'amor patrio, che in Italia difetta sempre un po', ma che anche grazie a quell'inno, a volte discusso, a volte criticato, a volte messo in discussione, non sempre conosciuto nelle parole, lo canticchiamo tutti, ma pochi sanno davvero tutte le parole del canto degli italiani, ha costruito l'Italia, gli italiani, il paese. La cosa da dire e da sottolineare rispetto alla figura di questo patriota straordinario è che tutto quello che ha fatto, lo ha fatto nei primissimi anni di vita, è morto a 21 anni, pensate, e un secolo dopo, quasi un secolo dopo, è entrato per definizione nella storia del paese con il suo inno. Il giovanissimo Mameli ha appena compiuto gli studi nelle scuole pie di Genova e già si è fatto conoscere negli ambienti letterari per qualche raccolta di versi romantici. Nei primi mesi del 1847 orienta questa sua sensibilità verso l'impegno politico e entra nelle file dei mazziniani. Proprio nel novembre del 1847 si prepara a Genova una grande manifestazione popolare. Il 23, Goffredo Mameli si reca a Torino da un amico, il maestro Michele Novaro, e gli presenta i versi dell'inno composto febbrilmente per l'occasione. Il musicista lavora tutta la notte sul testo di Mameli che lo ha entusiasmato. E la mattina del 24 novembre Mameli parte alla volta di Genova portando con sé lo spartito di Fratelli d'Italia. Le note di quello che diverrà l'inno nazionale italiano risuonano per la prima volta il 1 dicembre 1847 a Genova durante una grande adunata popolare promossa dai mazziniani. Pieno di fede negli ideali di libertà e di democrazia di cui il Mazzini è il più fervido propagatore, Goffredo Mameli è il prototipo del giovane romantico che negli anni della faticosa conquista dell'unità italiana unisce agli ideali letterari l'azione militante del soldato. Quando a Milano, durante le cinque giornate, si combatte per le strade, sulle barricate, il patriota ligure accorre con 300 volontari, contribuendo non poco alla vittoria popolare. Poco conta se essa è destinata a durare poco, l'importante è avere dimostrato al nemico e a se stessi che la forza delle idee si può trasformare in uno strumento di liberazione. Ma i tempi per la definitiva soluzione del problema italiano non sono ancora maturi. Pio IX, preoccupato per le conseguenze delle sue riforme liberali, fa precipitosamente marcia indietro e abbandona Roma in preda a gravi disordini. Si costituisce la Repubblica Romana, difesa da Garibaldi, che viene attaccata dalle truppe francesi accorse in difesa del Papa. Ed è sul Gianicolo che per l'intero mese di giugno i volontari si battono con il coraggio della disperazione. Fra di loro Goffredo Mameli, che il 3 giugno viene colpito da una palla di moschetto alla gamba. Il 1 luglio i francesi entrano vittoriosi in Roma e 6 giorni dopo, a 22 anni, muore Goffredo Mameli. Il Mazzini, in una sua lettera commentandone la scomparsa, dolorosamente annota: si sarebbe detto che volesse morire con Roma.